Little Big Big Planet. Possibilità. Da qui puoi andare qui. Fine possibilità. Illustrazione delle infinite possibilità offerte dal gioco. Sono felicissimo. No, sono triste. Anzi, sono molto arrabbiato. Ma tutto ciò mi fa piangere. Omino di pezza in piedi a un giocatore impazzito. Ho detto prima, colazione. Ce l'hai fatto. Narratore ogni volta che finisci di creare un tuo livello. Vabbè. Little Big Planet è una delle migliori esclusive per la PlayStation 3. Le possibilità offerte da questo gioco sono infinite. Potete muovere i personaggi da sinistra a destra o, se siete fortunati, da destra a sinistra. Sì, anche se state salendo o scendendo. In realtà state andando da destra a sinistra, è solo girato lo schermo. Il protagonista è il Sackboy, una bambola voodoo personalizzabile, ma di questo si parlerà nel prossimo paragrafo. Il gioco è anche dotato di una modalità online per giocare a Suicide e Sackboy, fino a 4 giocatori insieme. Dalla più decantata modalità di tutte, innovativo e intuitivissimo editor di livelli, situato sulla luna per comodità. La gravità minore permette ai sac schiavi di sollevare pesi maggiori. Vi permette di creare, giocare e condividere divertenti livelli. Sackboy. L'editor consente di affibbiare al proprio sacchetto il genere di look che il pudore vi ha sempre impedito di adottare. Il Sackboy, come già detto in precedenza, è il protagonista del gioco. È abbigliabile di decine e decine di modi diversi, alcuni normali, altri meno convenzionali. Sì, le zucche in testa sono contemplate nel suo guardaroba. Anche le TV di cartoni, i pini e le candele da sotto del compleanno. Se siete razzisti, la vista del colore dell'afroamericano del modello base vi evoca immagini di roghe e robusti olivi cappiodotati? I creatori del gioco hanno fatto in modo che anche la pelle del Sackboy possa essere modificata. Si potrà scegliere se avere un Sackboy bianco panna, a pua verde o scheletro luminescente. Inoltre il Sackboy non ha un sesso specifico, quindi potete tranquillamente vestirlo come il più duro di centauro all'americana o fargli lo un tutto rosa. A lui non importerà. Può anche andare in giro nudo, non ci offendiamo mica, ma qualcuno potrebbe premere il tasto Select. E a quel punto sarebbe un bel problema. Un'altra possibilità è quella di far provare diverse emozioni al proprio Sackboy premendo le 4 frecce. Il Sackboy può provare rabbia, felicità, tristezza e paura, in tre livelli di intensità. Tutto questo non funziona con la vostra ragazza. L'unico modo di rendere felice con il DualShock 3 è posarlo e dedicarvi a lei, o ricaricare il Rumble. Editor di livelli. Un Sackboy del 1500. Con relativa lama celata di cartone. Secondo gli sviluppatori, l'editor di gioco è decisamente intuitivo, semplice da usare e dà la possibilità di creare qualunque cosa si voglia, dalle navi spaziali agli zombie mutanti assetati di sangue, dai tranquilli paesaggi di montagna e quartieri di città infestati dagli zombie mutanti assetati di sangue creati in precedenza. A patto che qualunque cosa sia un livello bidimensionale in cui si può andare solo da sinistra a destra o da destra a sinistra, realizzabili in diverse ore di gioco. Sistema di valutazione dei livelli. Un altro elemento innovativo in questo gioco è la possibilità di votare i livelli creati dagli altri utenti e di cuorarli, ovvero impostarli nei preferiti. Potreste pensare di essere padroni della scelta, di poter decidere quale livello curare e quale no, a quale dare 5 stelle, a quale darne una. E invece no. Sarete implicitamente obbligati a dare sempre 5 stelle e un cuore, perché altrimenti potreste venire aggrediti dal creatore di livello che, anche se è consapevole che questo livello è una totale cagata, inizierà a sproquiare su quante volte è capace di farsi vostra sorella e di quante volte vostro padre dovrà praticargli un rapporto orale. Ma soprattutto, se non date 5 stelle e un cuore, diventerete degli immaginati sociali nella comunità e finirete o lanciare il vostro Sackboy da una montagna alta fino al cielo, ovviamente creata da voi. Non parliamo poi di quelli che creano un livello con all'interno scritto "Please give me 5 stars and a health, please". Però se magari trovate qualcuno bravo, originale da tanti copioni, dategli un bel 5 stelle come premio, perché un povero nerd del genere di certo non ha altre classificazioni oltre a queste. Impressioni dal Moich.
Utente a cui non avete dato 5 stelle, potete lanciarsi come kamikaze sulla vostra casa. Il noto stimato gruppo del Moige si è attribuito la missione di testare un po' tutti i giochi elettronici in Italia, in quanto essi sono stati fatti dal diavolo, e potete avvertire i giovani mezzi di pericolo a cui vanno incontro. Ecco le loro impressioni. Questo gioco è un anemo. Chi persona non può farsi di pezzi a cui è stata data la vita tramite non ben noti di servizi di stregoneria. E non solo, dalla possibilità di creare morte di mondi, di modellarli a proprio piacere. Permette anche di creare creature demoniache con 100 occhi e 1000 gambe per scatenarle contro altri esseri umani. E non solo, incita alla violenza collettiva. Per uccidere queste creature bisogna colpirle al cervello. Questo inciderà le generazioni future a colpirsi al cervello per vedere effetti. E non solo. Nella modalità multigiocatore, mentre si impersonano più due o più di quelle orribili creature, si potrà colpire a vicenda come in una vera e propria lista. E non solo, comprando una delle espansioni per aggiunto una pistola. Vi rendete conto? Una pistola con cui si potrà sparare i propri avversari.